Ecco, io ringrazio gli studiosi che hanno parlato fino adesso perché, come dire, si sono fidati che questo libro, dunque l'autore, come io ho presentato l'autore, erano validi, non era perdita di tempo. Non era perdita di tempo. E dunque, praticamente, anch'io ho pensato, mi ha confermato di tante cose e anche mi ha fatto imparare delle cose nuove, questo autore. Prima di tutto voglio dirvi questo autore non è conosciuto, come hanno detto anche loro. Io l'ho conosciuto per caso, perché non è tradotto né in francese, né in brasiliano, né in spagnolo, né in russo, né in tedesco, né in italiano, né in, vabbè, non in thailandese che non ci interessa, ma nelle lingue europee dove si è diffuso il cristianesimo in primo luogo da secoli e secoli, non è tradotto. E allora dico, anche in italiano, io non conoscevo questo autore, però ho accompagnato degli studenti a Bournemouth, che sarebbe nel Dorset, nel sud dell'Inghilterra, sul canale della Manica, una località balneare dove è morto Tolkien. Sapete che io sono amante, conoscitore di Tolkien, eccetera. E lì, una volta, non so se c'era Alberto Geroldi, era in quella gita? No. Perché ho accompagnato gli studenti del Leonardo 4 volte lì a Bournemouth. Non gli stessi studenti, 4 classi diverse. Praticamente, e sul scaffali di una catena, che la nuova si chiama Feltrinelli, la più grande catena libraria in Italia, invece nel Regno Unito si chiama Waterstone, e in questo bookshop o Waterstone in Bournemouth ho visto sul shelf di filosofia, dovete pensare che gli scaffali di filosofia nel Regno Unito sono piccolissimi, mentre i nostri, al Feltrinelli, sembra che siamo nell'Atene, nell'Areopago di Atene, tutti, invece là ci sono 2 scaffali e in mezzo alla filosofia c'è la teologia e l'astrologia e la paranormale, negli stessi scaffali. Questo per dire come sono diverse le cose culturali. E ho letto sulla spine, che significa sul dorsetto del libro, On Aquinas. Io da decenni e decenni sono appassionato di Tommaso d'Aquino, Aquinas si dice Tommaso d'Aquino in inglese, e l'ho comprato. E ho letto questo librettino di McCabe. E ho pensato, io ho letto Lavagna Rovighi, ho letto Cornelio Fabbro, ho letto Gilson, ho letto Mariton su Tommaso d'Aquino, ma intelligente come questo non l'ho mai visto. Mi è sembrato di intelligenza suprema come interprete di Tommaso d'Aquino. E allora dico, ecco, ho comprato tutti gli altri libri. E ho comprato con Amazon tutti gli altri libri e mi sono confermato che era un pensatore molto intelligente. Io dico intelligente, è una parola che non si usa spesso, o si usava forse più quando eravamo bambini noi, che siamo un po' anziani. Adesso non si dice che è, non so, sofisticato, piuttosto che originale, piuttosto che intrapreso dei percorsi interessanti. Non si dice, si ha vergogna di dire intelligente. Invece non ho nessuna vergogna. È una persona estremamente intelligente. Arrivare a dimostrare che il cervello non è l'organo del pensiero, lo strumento del pensiero. Non a dirlo, sono un bambino capriccioso, dico il cervello non è lo strumento del pensiero. No, ma a dimostrarlo con un ragionamento. È una cosa di suprema intelligenza per me, perché poi si arriva alla verità. Sapete che il grande icona, o più grande, diffusa icona oggi del pensatore, è quella statua dello scultore romantico Rodin, che io peraltro ho visto l'originale ad Amiens, quando sono andato in Piccardia, e che si vede un signore nudo, che sembra che stare sul gabinetto, perché sta così e pensa. Ecco. Bisogna parlare delle parolacce. Queste sono le parolacce di McCabe. Non si può pensare da soli. Il linguaggio precede il pensiero. E questo io mi sono trovato con la dito potere connettere il mio tomismo con il mio freudismo, perché io sono un grande ammiratore di Freud. E Freud cosa ci ha insegnato? Ci ha insegnato che il linguaggio esterno è solo un compagno, sorello, fratello del linguaggio dei dialoghi interni. Noi abbiamo continuamente dialoghi interni. Certo, ci derivano dall'esterno, perché non è che nasce dal nostro pancreas i dialoghi interni. I dialoghi interni sono i dialoghi con nostra madre, con nostro padre, quello che Freud chiama oggetti primari della vita umana. Sì, oggetti primari, in effetti, proprio oggetti primari. E questi dialoghi rimangono in noi, si chiama superio,
quello che è superiore, che ha varie forme, negative e positive, comunque è un dialogo interno. Io ho visto questa meravigliosa convergenza tra la filosofia tomista, Wittgenstein e la filosofia del linguaggio, peraltro prima ancora di Wittgenstein, dico a Maurizio Lovatti di Ferdinand de Saussure, perché è vero che Wittgenstein è molto più influente di quanto sia Ferdinand de Saussure, molto più influente, a causa di vari fenomeni culturali che adesso non sto a dire, se no perderei il filo del discorso, che sono successi nel secondo dopoguerra, secondo guerra significa dopoguerra, dopo, della seconda guerra mondiale. In quel dopoguerra Wittgenstein ha preso prevalenza nel mondo anglofono, ma proprio ha dominato nel mondo anglofono per decenni. È stato il filosofo, non è stato Bertrand Russell, non è stato Arnold Whitehead, no, è stato Ludwig Wittgenstein, peraltro non era anche inglese, era austriaco. Comunque lui è stato il capo, il capo. Ora, però io so, perché ho qualche studio, ho qualche cultura che va al di là di Wittgenstein, so che chi per primo ha detto pensiero e linguaggio sono la stessa cosa molto prima di Wittgenstein, decenni prima, è Ferdinand de Saussure dans le cours de linguistique générale, écrit à Genève dans le 1911, non so bene il francese, ben prima di Wittgenstein. Il pensiero e il linguaggio sono la stessa cosa. Allora, questa filosofia del linguaggio, il freudismo, il superiore, i dialoghi interni che abbiamo dentro ciascuno di noi, anche se non vocalizzati. E qua dice bene McCabe, il linguaggio non è detto che sia sonoro, può essere anche silenzioso, diventa sonoro quando ci sono degli ostacoli, oppure dell'enfasi, quando ci arrabbiamo, quando non ci ricordiamo una parola, quando ci sentiamo smarriti nella nostra ansia esistenziale. Allora, vediamo che c'era sempre un dialogo, ma quel dialogo era silenzioso, diventa sonoro in certi momenti, in certi nodi, ma era sempre un dialogo. Il pensiero è sempre dialogo, perché il pensiero è il linguaggio. Il pensiero è qualcosa che non è quello che lui, che noi, che voi avete dentro la mente. Scusate, il cervello. Il cervello è privato. Il cervello è un organo come il polmone, il pancreas, qui non c'è. C'è Matteo Migazzi? O no? Ci sono delle ghiandole endocrine? Esistono? Ma il cervello è come una ghiandola endocrina. Il cervello è qualcosa, è un pezzo del nostro corpo fisico. È successo un percorso dopo il Rinascimento, per cui abbiamo cominciato a pensare che il cervello sia l'organo del pensiero. Ma per l'antichità e per il Medioevo non era così. Il cervello non è mai stato come l'antichità. La filosofia antica dura, diciamo, 1000 anni. E quella medievale dura altri 1000 anni, cioè per 2000 anni. 2000 anni di filosofia, il cervello non era considerato l'organo del pensiero. Noi ce lo siamo dimenticati nella filosofia moderna. Certo, non sono 5 giorni, sono 5 secoli la filosofia moderna. Però ce lo siamo dimenticati. E lui ha riportato questa grande verità. Il cervello è organo delle immagini. Cosa sono le immagini? Tipo, io vedo la faccia di Maurilio, chiudo gli occhi, ho l'immagine sensibile della faccia di Maurilio, che è un ente unico e irripetibile. È vero che è unico e irripetibile? Unico ed irripetibile, ed è immagazzinato nel mio cervello. Oh, essa è fisica questa faccia? Sì, è fisica. Ha coordinate spazio temporali? Sì, ha coordinate spazio temporali. E la sua immagine, cioè la sua eco sensibile in base al senso della vista, che io immagazzino nel mio cervello, è fisica? Certo che è fisica. È quell'impression che diceva Hume, è qualcosa di fisico, cioè di unico, di ripetibile, con coordinate spazio temporali. È privato. Che significa privato? Io non posso condividere in nessun modo con nessun altro di voi, con nessun altro nell'universo. È privato. Non posso condividerla, questa è eco dell'immagine. Che cos'è l'immagine sensibile della faccia di Maurilio? È l'eco di una sensazione, senso della vista, vero? No. Non posso condividerla con nessuno. È tanto privata, dice McCabe, come le unghie dei miei piedi. L'immagine visiva, ma anche uditiva, anche tattile, che abbiamo dentro il nostro cervello, è tanto privata quanto le unghie dei nostri piedi. Bella? Mi piace anche questa maniera di parlare di McCabe. Mi piace. Invece la mente esiste perché è interpersonale. Se non fosse interpersonale, non esisterebbe. Questo è quello che chiama spirito, dice McCabe, Tommaso d'Aquino. Non per dare niente di... Queste sono grandi confusioni neoplatoniche. Adesso non devo fare il professore di filosofia, credo sono un grande, penso che la filosofia sia storia della filosofia, come diceva Croce.
però non posso fare tante digressioni, ma so che c'è un errore del neoplatonismo, cioè della tarda antichità imperiale, questo errore di confondere lo spirito con Dio. Invece Tommaso non faceva questo errore. Ciò che è spirituale, dice, c'è lo spirito anche negli animali. Il senso è spirituale, perché le sensazioni sono spirituali? Perché non sono materiali, ma sono la rilevanza che nella mente della pecora ha la pericolosità del lupo. I denti, le zanne, gli artigli del lupo sono entità fisiche, ma la rilevanza che questi ha nella mente della pecora in quanto alla sensazione della vista è qualcosa che non è fisico. Allora dice, spirito, addirittura la sensazione. Quello che chiamava spirito Tommaso d'Aquino non è ciò che chiamava spirito Alessandro d'Afrodisia o Proclo. Questi temisti, questi Procli, questi Alessandri di Afrodisia erano pagani fessi. Non riuscivano a distinguere Dio dalla creazione. Sapete perché? Perché non avevano il concetto di creazione. Ecco perché. Allora cosa diceva Alessandro d'Afrodisia? L'intelletto agente, quello di cui parla nel quinto capitolo del De Anima, Aristotele è Dio, Theos. Oh, bravo! Bello questo. Peccato che, come poi dice Popper, il mondo 3 è pieno di idee false, pieno di teorie false. Come fa a essere Dio se è pieno di teorie false? Come fa? Invece Alessandro Frisio diceva, lo spirito interpersonale, l'intelletto agente, è Dio. Ma questo non è il pensiero. Pensate cosa dice McCabe dell'intelletto, il nous attivo, quello che Aristotele in questo capitolo delle anime dice, mentre le funzioni vegetative della nostra anima muoiono col corpo, le funzioni sensitive, la paura, il dolore, l'amore, l'odio, muoiono col nostro corpo. C'è una sola parte che a Christos è separata, e questa sì che è eterna, è l'intelletto agente. E su questo c'è stato un karaoke di millenni, pagani come quelli che ho citato, ebraici come Mosè Maimonide, arabi musulmani, anche persiani musulmani, arabi musulmani come Avicenna, vero è? Al-Ghazali. E Al-Ghazali. Eccolo. Allora parlo più vicino, adesso è meglio. E questi erano musulmani. E poi ci sono i cristiani, Tommaso d'Aquino piuttosto che Dan Scott e mille altri. E poi ci sono i cristiani, non cristiani, ma occidentali e un po' atei come era Pomponazzi. Vabbè. Questi si sono concentrati su queste poche righe sono 20 righe, 20 righe di un libro di Aristotele, per migliaia di anni. Esiste qualcosa di immortale, Poco la rilevanza? Sì, la rilevanza è l'idea dell'immortalità. Beh, perché sto dicendo questo? Allora, tutti questi, per esempio, questo Alessandro d'Afrodisia dice, ma guarda, l'intelletto agente è Dio. Cioè quello, la mente interpersonale, quella che collega le conoscenze, le idee, le teorie depositate da tutta l'umanità, anzi addirittura la potenza per poterle estrarre dalla realtà. Fine col tecnicismi. Cosa dice? Questo dice Alessandro d'Afrodisia, pagano. Cosa dice McCabe sullo stesso tema? Cos'è l'intelletto agente? Cos'è l'intelletto possibile? Dice, guardate, l'intelletto agente è la capacità umana di imparare una lingua. L'intelletto possibile è la lingua che ha imparato. Ho detto, questa è la persona più intelligente che abbia incontrato dopo la morte di Karl Popper. C'è qualcosa di divinazione? Quasi si divinizza l'uomo? No, non si divinizza l'uomo. Anche l'uomo interpersonale. Noi sappiamo che il marxismo, ma prima di lui Hegel, no? Lo spirito assoluto di Hegel, e poi il marxismo, e poi Feuerbach e Marx, l'entità interpersonale umana, l'umanità, la cultura, è stata divinizzata. Questa è tutta una tendenza che McCabe non condivide. Però McCabe si è collegato alla tradizione. La tradizione, qua arrivo su questo problema della tradizione, che mi sembra una cosa molto importante. Io studio da tanti anni, insegno la storia della filosofia. Ho in mente che verso il XVII secolo
già preparato dal XVI nel XVII, c'è questo Cartesio che volete sentire nominare. Cartesio era contro la tradizione. Lui diceva: ho studiato dei gesuiti al collegio di La Flèche e mi hanno insegnato tante materie, la storia piuttosto che la matematica, piuttosto che le scienze naturali e anche la filosofia. La filosofia sono solo un insieme di idee contrastanti, come tanti galli in un pollaio che schiamazzano uno contro l'altro. Gli stoici contro gli epicurei, Aristotele contro Platone, Dan Scotto contro Tommaso d'Aquino, eccetera. Sono uno schiamazzo pluralistico, contraddittorio e caotico. Questa è l'idea di grande rilevanza. Per cui la filosofia, ancora adesso, in gran parte, secondo me, ha questa traccia cartesiana, questa influenza cartesiana, di essere un insieme di idee della persona che ha più carisma. Se adesso il più carisma ce l'ha il Marx, tutti siamo marxisti, basta insegnare gli altri filosofi perché sono tutti non solo precursori di Marx. Se invece ce l'ha, non so, Claude Lévi-Strauss, mi ricordo negli anni 70 c'erano già quelli che dicevano: no, ma lo strutturalismo è meglio del marxismo, perché il marxismo è solo uno storicismo, un vecchio storicismo. Invece lo strutturalismo di Claude Lévi-Strauss e poi gli altri, Althusser, Lambert, Michel Foucault, questo sì. Ma poi viene il pensiero debole. Il pensiero debole è l'ermeneutica, noi possiamo solo commentare e basta. Eppure c'è il presocratici, come citava il professor Corsini su con Severino, che cita Parmenide: noi non dobbiamo pensare a Platone, non dobbiamo pensare a Aristotele, figuriamoci a Tommaso d'Aquino, dobbiamo pensare solo a Parmenide, di cui abbiamo pochi frammenti. E c'è tutto un periodo di cose. Poi c'è Nietzsche. Oh, Nietzsche ci ha illuminato tutti, Nietzsche. Ora, io cito da Norberto Bobbio, io sono un grande ammiratore di Benedetto Croce, ma in subordine anche di Norberto Bobbio. Io penso che Norberto Bobbio sia il migliore discepolo di Croce, ma Norberto Bobbio è così, e Croce è così. Ma lo diceva anche, il fatto che lo diceva anche, io ho scritto un saggio molto articolato, in cui lo diceva lo stesso Bobbio: io non posso competere con Benedetto Croce. Ha voglia il marxista dire che il suo maestro era Kelsen, il suo maestro era Carl Schmitt, il suo maestro era Max Weber, il suo maestro era Carlo Cattaneo o Karl Marx. Lui dice: il mio maestro è Benedetto Croce. Adesso cito da Norberto Bobbio, perché noi siamo italiani, siamo immersi in questo mondo italiano, vero o no? Siamo italiani. E lui dice, io ho un epistolario che è durato 20 anni con Norberto Bobbio, che mi chiamava amico, e io penso che nella cosa aristotelico dell'amicizia eravamo veramente amici, cioè un'alleanza su comuni ideali, una fedeltà, eccetera. E lui mi ha scritto: ti mando l'estratto del mio discorso per il centenario della casa editrice La Terza, quella fondata, cioè resa come casa editrice da Benedetto Croce, dove sul provincialismo di Croce sostengo la tesi opposta a quella che avevo sostenuto nella conclusione del convegno di Capri. Perché dico questo? Perché voi siete anche giovani, ma anche non giovani italiani, dovete essere consapevoli che Benedetto Croce è stato osteggiato a causa di una campagna fatta dal capo dei comunisti chiamato Palmiro Togliatti. C'è tutto uno studio fatto da una studiosa che adesso lavora nell'Università dell'Exeter in Inghilterra sulle esplicite lettere direttive mandate da Palmiro Togliatti per fare, negli anni ultimi anni 40, la distruzione dell'eredità crociana in Italia. L'anticroce di Palmiro Togliatti. Io lo so e vi invito a riflettere su questa distruzione del nostro più grande, eredità del nostro più grande filosofo. Ora, Benedetto Croce, però, Norberto Bobbio non era uno che si faceva influenzare da Lucio Colletti o da Massimo Cacciari. Norberto Bobbio non si faceva influenzare da questi qui. No. E allora lui dice: guarda, io so che non era affatto provinciale.
Benedetto Croce, noi eravamo i provinciali. E dice, cosa è accaduto? Adesso quote, come dicono gli inglesi, citazione, quote. Ma oggi mi è accaduto di presentare l'opera di uno storico di una generazione molto più giovane. Nella premessa l'autore scrive di essersi ispirato a quattro grandi, Marx, Tocqueville, Weber e Schumpeter. Dissi nel commentare questa affermazione che se io avessi dovuto indicare i miei autori non avrei potuto fare a meno di citare Croce. Mi è accaduto spesso di paragonare la mia generazione a quella dei nostri figli, che non ha avuto maestri. Non li ha avuti o non li ha voluti? Li ha bruciati in effigie, ma erano veri maestri? Ne dubito. State attenti. Durano 2 o 3 anni e poi vengono dimenticati. E questa è l'esperienza di mia come intellettuale nell'Italia della seconda metà del XX secolo. Carl Luhmann e mille altri, che lui diceva nel dettaglio il funzionalismo sociologico, tu sei la scuola di Francoforte, Rawls e non per quale scuola. Niklas Luhmann, chi si ricorda di Niklas Luhmann? Eppure, e allora, dico la tradizione, io sono contro per tesi che cambiare almeno 3 anni l'idea che esiste un nuovo paradigma della filosofia. E credo che quello che diceva la sua prima la filosofia per in latino, perennis filosofia. Cos'è la perennis filosofia? È l'idea che dall'inizio della filosofia fino ad oggi c'è una consistenza nella storia della filosofia. Non c'è un bollaio di pilari che si combatte con la vicenda. No. Esiste un progresso della filosofia. Quello che diceva prima, riguardo a Spock, che è scritto la cosa di un filosofo di linguaggio, è questo è un tipico esempio di progresso. Non distruggendo la fantasia santi, non dicendo la fantasia non vede, non parlo con quelli che hanno più di 30 anni, non dicendo le varie cose, voglio tutto, lo voglio subito, no. Ma rispettando la tradizione, non confiniamo, come dicevo Paolo Corsini, guarda la tradizione, no. La tradizione è uccisa sia da chi distrugge il passato, sia da chi distrugge la violenza, ma anche sono due uccisori. La tradizione libera è quella che ha fatto con gli strumenti. In questo libro, la quale si tiene, ho visto, adesso non posso entrare, questo libro l'ho preso troppo tempo, mi sono scaldato, e arrivare a cose in particolari, l'unica velocissima che dico riguardo a questo museo da opera, che il numero lui diceva filosofi, ma pochi teologi. L'unico era un dominicano fiammingo chiamato Schiller, era un libro cristiano. Dominicano fiammingo, ma non ha detto l'altro. E poi non sono un grande fan di l'altro. Ma non ha detto l'altro. Io sono dicendo, ma tu non hai detto l'altro. Non ha detto teologi, che era sua lingua. Detto questo, che dire? La filosofia perenne è una cosa che mi ha insegnato la Sofia Valdelomini, che nessuno di voi, pochissimi hanno sentito perché non è una famosa, non so. Però io credo che Cape sia stato un grande interprete, un grande sostenitore dell'idea che esiste una perenne filosofica. Esiste. Ora a Marco Manni che è insegnato.
il quale per definizione, come dice la parola stessa, lascia un segno, in signum, in signo, no? L'insegnante lascia un segno, il predicatore convince, propaganda, e poi diverso solo quello che fa. E qualche volta fa dormire, dice Don Carlo. Grazie, buonasera. Tommaso diceva che non possiamo
possiamo, non possiamo dire quello che è. Quindi una definizione non si può dare, anche perché la definizione stabilisce con precisione i confini di una realtà. Forse si potrebbe dire, come dice un teologo filosofo, che è totalmente altro, che è come lo dico. Qualche altra domanda? Guarda, insomma, sinteticamente, non mi ricordo la citazione esatta, ma dice che chi ama davvero verrà ucciso, ma chi non ama, come dire, non ha vissuto davvero la sua vita. E vorrei sapere cosa ne pensate di questa bella e insomma profonda frase di McKinley. McKinley, tu cosa pensi da Paolo di questa? Ti sembra esagerato? No, mi pare che sia assolutamente realistica. Di senso, in occasioni come queste credo sia un tentativo di abbozzare possibili